primo anno che siamo jersey sponsor di Dertona Basket e abbiamo pensato di celebrare questo importante risultato che la squadra ha ottenuto. Aprendo a questa iniziativa Piantiamo il Futuro, che è molto in linea con l'area di business dove operiamo, che è la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, e ci sembrava un'idea carina e interessante celebrare questo traguardo della squadra con un piccolo lascito anche per la città, e che migliora il decoro e la qualità di certe aree verdi della città. È un'iniziativa simbolica che si colloca esattamente nel contesto di economia circolare, ma il nostro gruppo è un candidato naturale ad essere un attore del nuovo sviluppo delle attività industriali del prossimo futuro. Quindi noi nel nostro ambito abbiamo deciso anche di dare vita a un importante centro ricerche all'interno, che ha lo scopo di far virare il trattamento dei rifiuti non più in smaltimento ma in recupero e generazione di materie prime seconde. Un progetto importantissimo che va nella direzione dell'economia circolare. Ci rende veramente orgogliosi questa iniziativa, sapere quindi che i nostri sponsor non sono, ovviamente supportano economicamente la nostra società, ma tramite il Dertona Basket sono strumento per poter creare qualcosa di bello per la nostra città. Lo avevo accennato prima, questo connubio tra sport e tutela dell'ambiente secondo me è molto importante. Lo sport aiuta sia a mantenere il fisico in buone condizioni, ma anche per elevare l'animo, così come la tutela dell'ambiente, essere circondati da piante, dal verde, ci consente effettivamente di migliorare la nostra qualità della vita. Ecco, sport e tutela dell'ambiente devono servire a quello, migliorare la nostra qualità della vita, migliorare anche la qualità del nostro umore, molto provato da questo anno di pandemia. Quindi devo dire, manifestazione bellissima, e noi ci impegneremo sicuramente a replicarla. È un bel ricordo della magnifica stagione che la nostra squadra di basket, la Bertram Dertona, ha avuto quest'anno, 34 punti nel campionato. Adesso stiamo aspettando i risultati dei playoff con ansia, però devo dire che è un connubio importante tra quello che è lo sport e la funzione sociale dello sport, con anche il rispetto dell'ambiente, che è un compito importantissimo di ogni amministrazione.